Idea Web TV con Beatrice Valpiani, dopo l'ottima prestazione della scorsa domenica contro Martignacco, a cui avete strappato la vittoria nonostante la lunga trasferta. Sì, è stata una partita importantissima perché venivamo da una brutta sconfitta in casa con Soverato, avevamo bisogno di risollevarci il morale ed erano tre punti importanti per la seconda fase perché siamo due squadre che passeremo entrambe nel girone playoff, quindi era importante assolutamente cercare di portare a casa punti su un campo difficile dove in poche squadre sono riuscite a farlo. Noi per fortuna dopo un primo set un po' altalenante siamo riuscite a cambiare marcia e a portare a casa un risultato veramente importante. E questa domenica ci saranno i quarti di Coppa Italia qua in casa al Palamanera contro Trento. Una gara molto importante, cosa vi aspettate dagli avversari? Su cosa punterete? Ormai ogni domenica è una partita fondamentale perché sono tutte importantissime da qui alla fine. E sarà una partita sicuramente complicata perché giochiamo contro una squadra che non conosciamo, perché con questa formula arriviamo a gennaio e giochiamo contro squadre che non abbiamo mai visto o mai incontrato prima, quindi cercheremo di studiarle a video il più possibile, di prepararci in campo. Sarà complicato per noi come per loro perché ovviamente non ci conosciamo, non sappiamo i punti deboli e i punti forti. Sappiamo che sicuramente è una squadra tosta, che sta facendo bene, adesso ha perso per infortunio alcuni giocatori ma ha nelle altre titolari delle ottime giocatrici. E noi comunque siamo in casa nostra, gara secca, cercheremo di col nostro pubblico, col nostro tifo di fare il massimo per andare avanti perché è sicuramente un obiettivo importante. Un invito quindi a tutti i vostri tifosi. Sì, è una partita importante, seguiteci come fate sempre e abbiamo bisogno anche del vostro tifo per arrivare in semifinale di Coppa Italia. Quindi ci vediamo domenica alle 17 al Palamanera. Ciao!